E tanta guagna per tutti, ragazzi, siete sintonizzati con Mister Rock. Intro spettacolare, sempre per fare un po' di intrattenimento che piace ai meno. Sì, ai meno, perché a me fa cagare urlare così. Però la gente piace, se no pensa che sei un addormentato e quindi facciamo l'intrattenimento urlando dentro il microfono. E vai. Comunque, ragazzi, oggi tre gare. Tra l'altro, la terza gara, ragazzi, la terza gara ci saranno aperti i microfoni della gente che gioca. I microfoni che a voi piacciono tanto perché c'è la gente che insulta e continua a insultare. E terza gara, ragazzi, con Lepanto è un labirinto in alto nell'aria. E prevedo tanti insulti. Ma 100 dollari? Ma chi è che scommette 100 doc? Che mi ci pulisco il culo con 100 dollari? Ed eccoci qua, ragazzi, con la prima gara, ragazzi. Fatta sempre da Superdomi e come sappiamo è sinonimo di qualità e l'ha consigliata con la pioggia e di notte. Dice che ci sono un sacco di troll. Ti troll. Lololol. No, cos'è successo qua? E niente. E allora, andiamo di qua. Tra l'altro, se la gente mi parla sopra mentre io sto registrando, non capisco un tubo. Dopo. Vai via te! Crissi. Vai via. Comunque, ragazzi, guardate già lì il delirio. Vabbè, io vado tranquillo perché tanto so che se c'è un delirio di questo tipo, significa che la gente si incastra prima. Ecco. Stia fermo lei! Stia fermo lei! Io non mi muovo da qua perché se... Allora, il difficile, ragazzi, di queste gare, soprattutto quando ci sono le collisioni, non è tanto finire la gara, ma è evitare che la gente ti venga nel culo. Praticamente il primo che alloggia... era così il detto, non mi ricordo. Forse momento libero, forse momento... No, ma che sponde il cazzo. Bene, ragazzi, non ci riusciremo mai a fare questa super rampa. Saliti qua sopra, voglio vedere chi ci tira giù, se non io. Allora, cerchiamo quindi di andarcene tranquilli, anche perché piove. Semplicemente perché se sbagliamo questa rampa, voglio vederci poi salire. Quindi andiamo lenti, ragazzi. Se mi vedete in silenzio che vado in apnea, mi metterò una musichetta del cazzo, porco. Non spingere, che già è difficile. Ok, andiamo. Vada. Ok, allora andiamo tranquilli, che tanto nessuno ci corre dietro, al massimo ci corrono tutti davanti. Adesso andiamo benissimo con calma. No! No, raga, ma non è possibile. Ragazzi, non è possibile. Sta gara con... Forse con l'acqua, cioè con la pioggia, ragazzi, è molto più complicata. Madonna, che sorpassone! Allora, ragazzi, la parte difficile non è tanto questa prima parte. Ma la parte difficile è quello che c'è dopo questa rampa qui. Perché si restringe, come vedete, e praticamente ci sono anche dei salti, tipo questi. No, ero arrivato alla parte finale. Perché faccio ste cazzate? Perché?
Andiamo ragazzi, e andiamo ragazzi, così, e andiamo, cazzo, sì, e ce la facciamo ragazzi, dopo 20 minuti di gara ragazzi, dopo 20 minuti di gara ragazzi, è stata veramente ardua sta cosa. Qua cosa succede? Ragazzi, in questa gara veramente sta succedendo praticamente di tutto. No, ragazzi, guardate qui, è pieno di onde, qua rischiamo di non arrivare alla fine. Ecco, esattamente, cioè la macchina ha preso il turbo nonostante fosse sott'acqua, ragazzi. Questa parte qui molto bella, molto molto. Ma no, ma l'ho preso! Ma come ho fatto a negare? Ma no! Perfetto. Tra l'altro, non so se vi siete accorti quante volte io ripeto, ragazzi, qualcuno finalmente se n'è accorto, me l'ha fatto notare, l'ho preso il checkpoint, ok. No, un'altra spirale, raga, un'altra dannata spirale. Abbiamo qui un'altra dannata spirale e con la pioggia vi voglio assolutamente vedere. Anche la T20 con le ruote da sterrato fa fatica a reggere se giriamo un po' troppo la macchina. Quindi ragazzi, questa è la vera difficoltà di questa gara. Speriamo che questa spirale non sia maledetta come quella di prima. Vedrete che le gare successive non saranno un pochettino, anzi saranno molto più divertenti e molto più rilassanti. Ok, abbiamo fatto anche questa spirale maledetta ragazzi. Altre spirali, altra roba. Tra l'altro questa spirale è quella che io odio di più perché va in discesa. Madonna raga, non riusciremo mai a finire entro la mezz'ora. No, dai, che il checkpoint è lì. È veramente da insulti. Ma teniamo così la nostra T20 e non ci spezziamo e non ci pieghiamo. Andiamo giù così nel nulla di più. Sì, e prendiamo questo checkpoint, ragazzi, finalmente, cacchio. Finalmente. Qua cerchiamo di rallentare dritto. Questa non le devo chiamare fancorse, devo chiamare gare da insulti. Non so se avete visto l'ultime gare impossibili di Beastard, ragazzi. Una gara proposta da me a Beastard. E veramente c'è nulla a che vedere con questa, che tutto sommato, ragazzi, ha la sua difficoltà assolutamente. L'altra invece non è difficile, ma molto tecnica, ragazzi. L'abbiamo fatta insieme io e Beastard. Veramente dopo, mi pare, 115 minuti di gara è stata una cosa da uccidersi, ragazzi, da uccidersi. Quindi andate a vederla. Quella è veramente difficile e ti tempra veramente. Arriveranno anche gare così. Rimanete sintonizzati con le fancorse perché ci saranno gare veramente fighe. E c'è una gara in mountain bike, ragazzi, che voi non avete, cioè in BMX, ragazzi, che voi non avete idea di quanto è figa. Penso che sia la gara più figa che io abbia mai visto in GTA. Quindi ve la porterò quando riuscirò a finirla. Assolutamente. Qua dove dobbiamo andare? Smettiamolo di parlare. Ok. Ho preso il checkpoint, non so come ho fatto, ragazzi. Non so assolutamente come ho fatto. Adesso questa è una parte troll, ragazzi, perché adesso dobbiamo riuscire ad arrivare al traguardo quando praticamente, ecco, cioè sponiamo che siamo già in acqua, ragazzi. Guardate, cioè dobbiamo riuscire ad arrivare a quel cazzo di traguardo. Ma questa, secondo me, ragazzi, è una parte estremamente complicata perché, come vedete, dobbiamo cercare di evitare le onde. E ce la facciamo così, ragazzi, a concludere questa gara dopo non so quanti minuti perché non l'ho visto. Ragazzi, siamo con la seconda gara di oggi dopo la prima estenuante. Volevo scegliere un'altra macchina diversa dalla T20, però praticamente la sessione era piena, era buggata. E quindi praticamente non mi ha dato 2 secondi per scegliere l'auto. E la prima auto che è uscita è questa. Comunque, super tracciato. Già partiamo bene perché
tutti fuori, guardate, guardate lì in fondo, ragazzi, cosa c'è? Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo di gara, guardate qui, ragazzi. Questa non è una gara che richiede abilità, ve lo dico subito. Non è assolutamente una gara che richiede abilità, va notevolmente a culo. A quanto ho capito, i checkpoint spawnano intorno a questa spirale un po' a cacchio. Quindi va veramente di culo il fatto di riuscire a trovare i checkpoint, che in teoria dovrebbe essere qua da qualche parte. Dov'è il secondo checkpoint, raga? Deve essere là sopra. Oh, no, eccolo il checkpoint. Quindi rimaniamo alla stessa altezza, ragazzi. Come vedete, ok, l'abbiamo preso. Madonna, madonna, ok, ok, beccato l'altro checkpoint, ragazzi. Vediamo dove cacchio è l'altro. Dove cacchio è l'altro? Eccolo lì, vediamo se riusciamo a prenderlo, raga. Preso il checkpoint a volo, preso il checkpoint a volo, attenzione. Ok, ragazzi, vediamo il traguardo. Siamo arrivati all'ultimo checkpoint, eccoci qui. Andiamo a concludere, concluderemo in una posizione veramente imbarazzante, sicuramente. Ma come abbiamo capito, se Simo... Muoviti! Niente, ragazzi, non abbiamo concluso, ma l'arrivo era là in fondo, ragazzi. Era là in fondo. Come vi ho detto, non è una gara tecnica, quindi va estremamente a culo riuscire a beccare il checkpoint nel momento giusto. Cosa sta succedendo? È tutto buggato, ma ci vediamo alla prossima gara, perché succederà di tutto nella prossima gara, ragazzi. Ma perché non parla? Chi è che ha parlato? Ma è veramente si sta lui. Sta registrando. Ma non parla, parla, parla. Attenzione, parla. Vabbè, ma chi se ne fotte? Ma io sono ragazzi, siamo alla terza gara di quest'oggi. È arrivato il momento più bello e tanto atteso da molti. I commenti della gente. E vi assicuro che questa gara sarà veramente ultra troll e ultra difficile con le collisioni. Tra l'altro ho preparato la gente con la gara di prima, che non era granché, ragazzi. Era particolare. Ma non era granché, quindi cercherò di stare il più zitto possibile e farvi ascoltare la gente cosa pensa. Sai che non ce la farei mai. E commenteremo ovviamente insieme. Ok, già iniziamo bene, ragazzi. È bastato un piccolo tamponamento per uscire di strada. No, fa il culo. E vai. No, devi bustare di lato. No, what's your man there? Sbagga tutto. Guarda lì, che cazzo spingi? Ma devo farlo. Spingimi. Ma cos'è? Beh, mi sono bloccato. Ma chi è quel monaco che mi ha spawnato lì? Oddio, no, ok, ragazzi, siete pronti? Siete pronti? Ora è delirio. Ora è delirio assoluto. Ve lo dico, ora è delirio assoluto. Ma è un casino. Vai via, Cyborg, vai via. Oh, finalmente. Finalmente, raga. Tra l'altro il checkpoint è in una posizione assurda. Dopo un bordello. Una parte che comunque è ultra complicata. Cioè, vedete, perché la gente ti spinge. E se vieni buttato giù, ragazzi. Spingete. No, vedete, come volete, come voleva si dimostrare, ragazzi, accelerare e di prendere il checkpoint in questa maniera e ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, qua è un labirinto, ma che figata, ma che figata. Allora, è un labirinto. Bisogna andare di qua, meno male che c'è gente che casca. Qua il primo che arriva alla fine, ragazzi, vince. No, sono cascato nel labirinto. Ok, la strada dovrebbe essere. Chi è che ha ancora bloccato laggiù al puntello? Io. Esattamente questa. No, guarda, io devo. Ok, andiamo di qua, raga. Andiamo. Ah! Attenzione, attenzione, perché si cadeva. No, Andri mi supera così, ragazzi. Oh, sì, che siamo arrivati, dai, è così. E prendiamo il check, ragazzi. E prendiamo il check. E prendiamo il check. Madonna, che culo. No. Attenzione,
Attenzione ragazzi, qua mega curve. Attenzione, bisogna stare altamente attenti perché la Panto non ha grandissimi freni. Come vedete adesso dobbiamo recuperare. Attenzione, siamo negli ultimi metri. Dobbiamo recuperare Andri. Vediamo, siamo sul photo finish. Vediamo quale dei due. Prendiamo la scia. No ragazzi, no ragazzi, no ragazzi. Usciamo alla fine. Vediamo di concludere almeno questa gara. E concludiamo ragazzi, sesti. Gara stupenda. Stupenda, ho parlato poco per... Come sentite, lasciarvi sentire la gente, le reazioni della gente di sottofondo. Mi raccomando, votate nei commenti la vostra gara preferita. È stata veramente una puntata estenuante ragazzi, perché come prima gara c'è stata una gara veramente difficile e veramente estenuante. Quindi mettete tanti like dopo un'ora e mezza di registrazione ragazzi, penso sarà veramente dura montare questo episodio, quindi visitate il nostro sito www.wagna.it. mi raccomando, lasciate un bel like. Ah raga, se andate su Instagram e avete Instagram e cercate Wagna Rock, trovate me, quindi seguitemi e mi raccomando trovate l'elenco partita di queste gare in descrizione. Un bel like e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.